Ehi là, buongiorno, benvenuti e bentornati in questo nuovo video e nel mio canale. E se siete nuovi, benvenuti. Prima di cominciare con la seconda stagione di Sabrina, vi ricordo di lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi, andare a guardare gli altri social e i link di affiliazione qui sotto. Questo video verrà lunghissimo, quindi non perdiamoci in chiacchiere. Oggi esce la terza parte delle terribili, terrificanti e bla bla, non mi ricordo, avventure di Sabrina. E guardiamo che cosa accade nella seconda stagione, che secondo me è anche più aberrante della prima. Se vi siete persi il riassunto della prima stagione, lo ritrovate sul mio canale. Quindi, dopo aver rotto le scatole per un'intera stagione per non firmare il libro della bestia e per non lasciare il liceo, Sabrina ha firmato il libro della bestia alla fine della prima stagione e adesso lascia il liceo per andare a tempo pieno all'accademia. E io voglio dire, potevi farlo prima per risparmiare la terrificante avventura di essere tua amica ai tuoi poveri amici mortali a cui hai fatto solo danni. Sempre perché Sabrina ha deciso di entrare in un nuovo gruppo e non accettarne nessuna delle regole, all'Accademia delle Streghe deve essere eletto il caposcuola. Il padre Blackwood ha deciso che deve essere un maschio perché si fa da sempre così e quindi può essere solo un maschio. Sabrina decide di candidarsi, il che effettivamente può essere vista come una svolta femminista di questa trama, ma in realtà questa è soltanto l'ennesima scusa per far rompere le scatole a Sabrina, che vuole fare tutto, vuole essere la prima donna in ogni singola situazione, in ogni singolo minuto di ogni singola puntata. E deve scassare le palle in ogni singolo minuto di una singola puntata. Comunque, diventare caposcuola all'Accademia delle Streghe non è una cosa normale. Praticamente, invece di venire eletto dagli altri studenti o da padre Blackwood, deve superare tre prove. Le prove sono una in cui tipo quiz di cultura generale, e la terza è quella di evocare un demone. La seconda non me la ricordo, ma non importa. Praticamente, prima di ogni prova, Sabrina viene interrotta da un demone che cerca di ammazzarla. Si è convinta che sia mandato da padre Blackwood per impedirle di superare le prove e da chi si fa aiutare per superare le prove? Dalle sorelle sinistre, che nonostante dovrebbero ormai aver capito com'è fatta Sabrina, ovvero una schifosa approfittatrice senza nessun ritegno, l'aiutano. Continuamente. Arriva alla terza prova, il suo avversario è Nick, il belloccio di turno, quello che dal primo momento si è mostrato simpatico nei suoi confronti e che si capisce che prova qualcosa per Sabrina, ma che visto che finora c'era Harvey non si era mai fatto avanti, o comunque Sabrina l'aveva rifiutato costantemente. All'alba della terza prova, ovvero evocare i demoni, Sabrina gli dice: secondo me i demoni che mi sono spuntati in casa per ammazzarmi sono stati mandati a padre Blackwood. Mi aiuti? Sono demoni molto potenti, non posso evocarli da sola. Mi aiuti a evocarli tutti quanti per testimoniare che era colpa di padre Blackwood? Quindi i due li evocano. I tre demoni dicono che non è stato padre Blackwood, ma sono andati di loro spontanea volontà ad ammazzarla. E per par condicio, padre Blackwood dice: non mi cagate più il cazzo, il rappresentante lo decido io, e sarà Ambrose, che poi sempre questo qua viene dipinto come il leader, come un mezzo dittatore che vuol fare solo quel cavolo che gli farà lui, vuole comandare tutto. Ci sono intrighi vari ed eventuali perché questo qui voleva comandare tutto, e alla fine non ti sei neanche nella tua stessa scuola non hai neanche fatto in modo di scegliere tu il caposcuola e basta, hai dovuto far organizzare una gara. Potevi deciderlo tu dall'inizio e ci toglievamo una puntata di torno. Comunque succedono un po' di cose anche tra i mortali. Susie, che appunto si sentiva un ragazzo, adesso ha deciso di renderlo pubblico e si fa chiamare Tio. Vuole entrare nella squadra di basket, però la squadra di basket è solamente maschile, le rompono un po' le scatole per questo motivo, ma alla fine le fanno fare le selezioni. È alta un metro e un niente, quindi a far canestro le vuole lo Spirito Santo. Fortunatamente Sabrina passava di là quando c'erano le selezioni, le fa fare un sacco di canestri, neanche Hermione con Ron, e quindi viene presa nella squadra. Zelda intanto è diventata un'insegnante, sempre perché qui i favoritismi la fanno da padrone.
E quindi le altre professoresse la prendono di mira perché lei va a letto con padre Blackwood e le dicono che è lì solo per quel motivo. Zelda va a lagnarsi con padre Blackwood e vuole che la loro relazione diventi pubblica, così è palese che è lì perché si fa il capo. Vi ricordate qual era il compromesso per avere i poteri di strega al massimo livello e poter usarli così? E che cosa si accettava una volta che si firmava il libro della bestia? Di servire Satana. Quindi se Satana si sveglia una mattina e viene da te e ti dice voglio che tu fai questo, tu devi fare questo. Veniamo a sapere che Satana vuole che Sabrina diventi il suo profeta. Lilith gli dice no, guarda, secondo me non è in grado. E Satana per metterne la prova va da Sabrina e gli dice guarda, devi rubare quel pacchetto di gomme. Sabrina lo sta per fare. Lilith, che non vuole che Sabrina riesca in questa missione, la ferma. Quindi Satana aumenta il tiro, visto che non ha voluto rubare le gomme, le dice di far del male a una delle sorelle sinistre. Tra l'altro, è arrivato anche il momento delle recite scolastiche, perché c'è in qualsiasi serie teen ci sono le recite scolastiche. I mortali stanno facendo Romeo e Giulietta, Giulietta è interpretata da Rosalind, ovviamente Romeo è Harvey. Invece le streghe mettono in scena l'incontro tra Satana e Lilith. Satana sarà fatto da Nick, il belloccio di turno, e Lilith sarà interpretato da Dorcas, una delle tre sorelle sinistre. Sabrina la guarda recitare e dice: secondo me questa qui non è mica brava, dovrei farlo io. E Satana così le chiede di far del male ad Dorcas, così avrebbe preso il suo posto. Sabrina rifiuta. Sabrina si rifiuta ancora una volta e si sente soffocare, come se Satana la stesse strozzando. Hilda le consiglia di allontanarsi un po' dall'accademia, come se Satana potesse agire solo nell'accademia invece che ovunque, ma comunque va bene, e va nel liceo mortale, come quando praticamente non sa cosa fare, Sabrina va a rompere i coglioni ai suoi amici. Andando al liceo, Sabrina scopre che Harvey e Rosalind faranno rispettivamente Romeo e Giulietta, muore dentro dalla gelosia e scopre su di sé il marchio di Satana, che è comparso perché lei ha disubbidito a Satana. E tra l'altro questo marchio le porta a qualcosa? No, non cambia un cazzo. Perché? Perché non ti serve un marchio di Satana, hai firmato il libro, devi obbedire a Satana, se no ti ammazza. Invece no, vabbè. Rosalind si sente male, Sabrina la sostituisce nella recita perché quella deficiente dell'insegnante pensa che sia una cosa logica dare il ruolo a una che non c'è mai. Comunque, recitando in questo romanticissimo ruolo, Harvey e Sabrina capiscono che provano ancora qualcosa l'uno per l'altra, si stanno già spogliando e Sabrina nota su Harvey il segno di Satana anche su di lui e capisce che è pericoloso per lui stare con lei. L'avevi già detto alla fine della prima stagione, potevi ricordartelo un attimino e mantenere i tuoi ormoni dove erano. Comunque Lilith le ha detto che quel marchio compare alle streghe che tentano di andare contro il Signore Oscuro e che per farlo andare via deve agire per il bene. Ora, se le streghe venerano e servono Satana, agire per il bene non ha senso, devi semplicemente fare quello per cui sei stata creata, visto che in questo mondo le streghe sono state create da Satana, quindi servi Satana e il marchio non c'è più. E poi ti sei già condannata al servizio di Satana a vita, avendo firmato il libro, non è che poi ti tiri indietro, lo sapevi, te l'avevano detto nero su bianco, te lo chiede addirittura Satana, guarda, stai per firmare questo libro, vuol dire che poi se io ti dico di fare A, tu devi fare A, vuoi firmarlo? No, va bene, ci sei tornata tu Sabrina a firmare quel cazzo di libro. Che tra l'altro voi strega appunto servite e venerate Satana, se Lilith ti dice di andare contro Satana magari è perché ti sta manipolando. 2 stagioni a bearti del fatto che sei la più brava, la più bella, la più potente, la più qualsiasi cosa e poi non riesci a fare un attimo 2 più 2 e fai tutto ciò che sta tizia ti sta dicendo. Ma un po' di cervello, tra l'altro. Era una professoressa che aveva da un sacco di tempo, all'improvviso scopre che è una strega. E non si fa nessuna domanda. Tra l'altro, non è che si comporta nello stesso identico modo rispetto a prima, è cambiata totalmente come tipo di persona.
fatti due domande, Sabrina, due domande, datti due risposte e potevamo risparmiarci un sacco di dolore. Quindi, vabbè, alla fine Rosalind e Arvin riescono a recitare insieme, anche tra loro scoppia l'amore, la coerenza tra l'altro, vabbè. E quindi Rosalind chiede anche a Sabrina se le va bene che si mettano insieme, lei dice sì sì, tutto a posto, siamo best friend lo stesso e tanti saluti perché io me ne torno all'accademia. Satana comunque non è contento del comportamento di Sabrina, che non fa mai niente di quello che le viene detto di fare, e minaccia di uccidere Salem. Nonostante abbia l'utilità di un soprammobile, Sabrina ci tiene perché ogni tanto l'aiuta. Satana, per non ucciderlo, le dice ok, vai a bruciare la scuola. Sabrina prende accendini e benzina e entra nel liceo di notte e, come nella storia di Caino e Abele, credo fosse quella, tra le altre cose non ne ho idea, e comunque Satana la ferma prima che possa incendiare tutto il liceo, che io voglio dire, ma cosa te ne frega? Cioè, un conto... Appunto, è la stessa storia di mostrare la fedeltà a Dio, ma Dio non glielo fa fare perché Dio è buono. Tu sei Satana, fagliela bruciare la scuola, che te frega. Vabbè, comunque alla fine Sabrina e Nick recitano insieme perché il signore oscuro ha fatto ammalare Dorcas e anche qui i due si innamorano. Ed eccoci all'episodio di San Valentino in cui le streghe festeggiano i Lupercalia. Praticamente una cosa imbarazzante presa credo da Cappuccetto Rosso come idea, io non mi capacito di chi abbia potuto scrivere questa serie. Praticamente le streghe vanno nel bosco con un ci sono sia i maschi che le femmine che vanno nel bosco, poi si incontrano anche lì, anche altre parti del loro corpo si incontrano. Sabrina è ancora vergine, non aveva di certo pensato di farlo così, è la sua prima volta e quindi non è molto sicura di andarci. Zelda le dice ma è una cosa da streghe, vai vai vai. Anche alla Baxter Hyde, che è il liceo, per San Valentino organizzano un ballo. Sabrina ha iniziato a uscire con Nick e gli chiede di andarci con lei perché per lei è importante e così via. Andandoci incontrano Rosalind e Harvey e capisce che è un po' il le sta sui. Coincidenza delle coincidenze, Rosalind perde la vista proprio dopo che Sabrina aveva detto che non gli dava assolutamente fastidio che lei e Harvey stessero insieme, e Rosalind e Harvey pensano che sia colpa di Sabrina. Io ho capito che ve ne ha combinate di tutti i colori, ma Rosalind sapeva perfettamente che la sua famiglia era stata maledetta dalle streghe. Stavi già diventando cieca, non è che è stata colpa di Sabrina adesso, anche tu, 2 più 2 fa sempre 4, non 25. Arriva il momento dell'Upercalia, vediamo un po' come si deve svolgere la cosa. Il primo giorno le streghe e gli stregoni partecipano a quello che praticamente è il gioco delle sedie con la musichetta. Gli stregoni sono seduti ognuno su una sedia in cerchio, le streghe ci danzano intorno e si devono sedere sul loro per scegliere il loro cavaliere. Il secondo giorno le coppie passeranno una nottata nel bosco senza fare niente e io mi chiedo cosa, che cazzo serva, non importa. Il terzo giorno i maschi sono travestiti da lupo, le femmine hanno una mantellina rossa come Cappuccetto Rosso, che cosa imbarazzante, e le femmine praticamente devono cacciare i maschi e poi averci un rapporto. Appunto nel primo giorno abbiamo scelto il ragazzo, ma la caccia nel bosco non è che vai a cercarti il tizio che hai già scelto, te ne becchi uno, cioè puoi sceglierne uno a caso. E allora che cosa è servita la scelta del primo giorno? A niente, non è servita a niente. Comunque, in questa serata romanticissima, padre Blackwood ha chiesto a Zelda di sposarlo. Poi c'è un inutile episodio di passaggio in cui una tizia legge il futuro a tutti, ma ce ne possiamo saltarlo, non è importante. E iniziano i preparativi per il matrimonio di Zelda e Blackwood.